È stata presentata al pubblico la mattina di lunedì 8 agosto presso il comune di Senigallia il progetto Crisma Giovani, un progetto aggiudicato nell'ambito del bando Concimo. Il progetto Crisma, che è un acronimo che sta a significare Croce Rossa Italiana Sociale per il Sociale Multimediale e per l'Aggregazione Giovanile, è un progetto che ha risposto ad un bando regionale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si chiama Concimo, che ha il compito di far sviluppare nel territorio regionale appunto marchigiano una serie di iniziative progettuali che possano aiutare i giovani, nello specifico da 14 a 35 anni, a poter avere un miglior accesso ai servizi, al territorio, a esprimersi, ad avere una migliore educazione e formazione anche aggregativa per quanto riguarda le proprie idee e insomma le proprie progettualità. E il nostro team, che ha come capofila appunto Croce Rossa Comitato di Senigallia, si articola anche in una serie di altri stakeholder che sono altri partner, per cui CRI Loreto, CRI Ascoli Piceno, poi abbiamo anche Fosforo, o Associazione Culturale Giovanile Next, che è in realtà la condizio sine qua non che ci serve per utile per poter sviluppare questo progetto, e tutti assieme organizziamo un prodotto articolato in diverse azioni, fra cui un magazine online che si chiama Prisma, ed è una testata giornalistica dove giovani del territorio saranno formati, reclutati, formati e andranno a operare nella propria redazione, e lavoreremo su tutto il territorio marchigiano, però poi anche gli altri comitati lavoreranno con tutta una serie di altre iniziative sul benessere psicofisico, psicosociale e dei laboratori artistici e laboratori multimediali, appunto con l'Istituto Nebbia Einstein di Loreto, ma anche nei territori appunto del Comitato di Loreto, di Ascoli Piceno e Arquata del Tronto. L'associazione senigalliese Next Fosforo Scienza collaborerà attivando i laboratori multimediali formativi, ma è anche impegnata nel progetto Demetra. Demetra è un progetto dedicato ai giovani per sviluppare l'imprenditorialità, quindi proprio per instillare il seme dell'imprenditorialità nei ragazzi delle scuole superiori. E lo faremo attraverso un corso di formazione che sarà in plenaria e con corsi singoli, in cui verranno anche degli imprenditori e i ragazzi andranno anche a visitare le aziende del territorio.